Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria che di Pescara. In collaborazione con Rete 8 parliamo nella puntata odierna di parità di genere e più esattamente della certificazione di questo parametro nelle aziende. Sappiamo che l'inclusione femminile è un volano per lo sviluppo di un paese. La certificazione della parità di genere contemplata dal PNRR e la titolarità è del Dipartimento delle politiche per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Saluto quindi in collegamento eh, Maria Angileri che è vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria e direttore operativo di Eusider Group. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Veniamo in studio per presentarvi Martina Di Michele, che è referente Giovani IDP Abruzzo e Molise e addetta a Persone e Valori di San City. Buonasera. Grazie, buonasera. E abbiamo eh, un gradito ospite, ancora Stefano Perazzelli, che è il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Siamo pronti quindi per entrare nel merito di questo argomento così importante quindi passerei immediatamente la parola alla vicepresidente in collegamento per commentare un dato davvero importante quindi si parla che promuovere la parità di genere può valere fino a 13 mila miliardi di dollari di PIL mondiale nel 2030 quindi eh, mi interessa sapere, Vicepresidente, eh, dal punto di vista eh, dei giovani imprenditori di Confindustria, eh, che cosa ci può raccontare eh, relativamente al gender gap. Sì, buonasera. Eh, prima di tutto mi preme sottolineare, come eh, già ha fatto per riprese dal presidente dei giovani imprenditori Riccardo Di Stefano, come il tema dell'empowerment femminile non sia più solo un tema di sostenibilità sociale, ma anche e soprattutto, come lei ricordava, di sostenibilità economica. In particolare, secondo eh, le stime fatte dal nostro centro studi, basate su dati ISTAT, se l'occupazione femminile, che nel 2021 era di circa il 49%, raggiungesse quella maschile di circa il 67%, il PIL aumenterebbe di più del 12%, quindi un dato importante che ci deve far riflettere e che deve indurre tutti da noi imprenditori, ma soprattutto le istituzioni, a fare quanto possibile per far sì che più di 3 milioni di donne possano accedere al mondo del lavoro, perché, come detto, questo porterebbe dei risultati non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico, e quindi un vantaggio. Per tutti. Cosa eh, fare? Sicuramente investire nella formazione e su questo valutiamo positivamente eh, la eh, riforma dell'ITS che hanno aggiunto il nostro Paese un sistema eh, di, eh, terziario professionalizzante, ma non basta. E quindi molto vediamo con favore provvedimenti quali la certificazione sulla parità di genere, che è argomento eh, di, di questa sera. Decisamente, magari poi integriamo questo tema con altre eh, considerazioni, perché è un tema, come abbiamo detto prima, molto importante non solo dal punto di vista sociale, ma ha un impatto evidente. Eh, Parlando, stando ai numeri, sulla economia come ben rammentava prima lei. E quindi passo qui in studio per continuare la chiacchierata con Martina uh, Di Michele, eh, appunto per capire, entrare un po' più nel concreto e capire quali sono i vantaggi eh, di eh, queste eh, certificazioni o di questa certificazione. Tentiamo di capire se ce n'è più di una. Eh, Cediamo a lei la parola. Grazie mille. Eh, quello che mi preme dire innanzitutto è che la questione della parità di genere non si esaurisce in qualcosa di esclusivamente numerico, c'è qualcosa in più di cui dobbiamo parlare, che è proprio la necessità di rimuovere tutti quegli ostacoli che non permettono alle donne di entrare e di crescere sul mondo del lavoro. Um, è evidente che questo creerebbe delle condizioni uh, in cui tutte le persone, tutti i dipendenti delle aziende, i collaboratori potrebbero uh, esprimere il loro potenziale e dare il loro contributo pieno all'azienda indipendentemente dal genere, um, un impegno forte e importante per le aziende ma um, un guadagno sicuro in termini di competitività. Um, questo è evidente in primo luogo se consideriamo che eh, abbiamo un mercato del lavoro uh, dove facciamo fatica a reperire non solo competenze ma anche vera e propria forza lavoro. Um, quindi eh, creare dei processi nelle nostre aziende che permettessero di attrarre talenti indipendentemente dal genere vorrebbe dire eh, aumentare le possibilità di trovare queste competenze e portarcele nelle aziende. Um, non dobbiamo poi dimenticare che uh, la diversità e, in questo caso, l'inclusività femminile nelle aziende vuol dire uh, anche scelta strategica, uh, sotto due aspetti innanzitutto per creare team più performanti. Attori diversi nelle nostre aziende portano interessi, valori eh, ma anche idee diverse e quindi ne guadagneremo in termini sia di profittabilità ma anche di innovazione. E infine ricordiamoci che il mercato di oggi, di domani, ma anche quello di ieri, ci chiedevano determinati valori: empatia, cooperazione, flessibilità, eh, capacità di adattarsi al cambiamento e le donne sono le principali detentrici. Quindi eh, la certificazione diventerà sicuramente ehm, uno di quegli strumenti per valorizzare queste aziende e sul nostro mercato, quello abruzzese, ce ne sono tante, fanno parte di un settore un po' sommerso, ma ci sono. Grazie. Fortunatamente. E passo quindi adesso la parola al presidente eh, Perazzelli per. Ehm, avvicinarci a quella parte normativa finanziaria che guida le aziende verso questo virtuoso percorso. A lei. Beh, è chiaro che, soprattutto dopo l'intervento, eh, i vantaggi di mh, avere un, un ambiente lavorativo inclusivo, equo e orientato a quelle che sono le tematiche di coniugazione degli aspetti eh, vita lavoro. E sia un vantaggio per tutti. È altrettanto vero che richiede, questo è un obiettivo che richiede costanza e tenacia, di conseguenza il legislatore è intervenuto con le risorse del PNRR a incentivare ehm, il ricorso allo strumento. Il primo intervento è stato nella legge finanziaria per il 2022 una riduzione contributiva dell'1%. Quindi parliamo di una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro per i contributi previdenziali che sono versati per i dipendenti, con un tetto di 50.000 euro annui per datore di lavoro. Qui siamo arrivati un po' in ritardo perché le UNI, cioè la normativa tecnica di certificazione, è uscita un po' tardi, nel marzo 2022, l'INPS è uscito con la sua circolare attuativa a fine 2022. E sostanzialmente ci riferiscono 347 domande presentate a livello nazionale per un impegno che non raggiunge un terzo delle risorse. Quindi eh, su questo dobbiamo fare di più. A livello normativo si deve rafforzare lo strumento che era una tantum, quindi dovremmo eh, auspicare diciamo, una, un rinnovo anche per il 2023 per diffondere al massimo lo strumento. Chiaramente a questo si. So, si eh, affiancano degli interventi diversi che sono dei vantaggi nel concorrere a gare pubbliche legate a determinati bandi, alla riduzione dei costi di accesso eh, per la partecipazione alle per le garanzie legate al, um, alle gare pubbliche e alcuni finanziamenti. Segnalo per esempio un bando della Regione Lombardia sui costi di certificazione e un bando nazionale che trovate eh, liberamente scaricabile sul portale, per quanto riguarda anche qui i costi eh, di certificazione legati alle PMI, quindi con meno di 249 dipendenti, 250 dipendenti. E, dal suo punto di vista eh, c'è una sensibilità al tema già sviluppata o nota che bisogna eh, fare dal punto di vista culturale un. Un pochino più di fatica e, ed essere un pochino più incisivi. È un intervento culturale che probabilmente dovremo portare con le, le buone prassi, l'esempio delle aziende virtuose e, e chiaramente dovremo sorreggere anche da un punto di vista di incentivazione sotto un profilo giuridico-economico perché lo sappiamo: l'imprenditore chiaramente prima di dedicare tempo a un'attività ci chiede il conto, e chiaramente dobbiamo riuscire a. Incentivare il più possibile questa cultura. Poi credo che i risultati verranno con la pratica e sicuramente lo strumento si diffonderà da solo. Ce lo, ce lo auguriamo. E, andiamo dalla vicepresidente Anghileri. E, qual è la sua esperienza in, in azienda? Lei è una donna molto attiva, quindi dal suo osservatorio ci può eh, dare vari spunti e fornire. Tanti esempi. Sì, eh, grazie. Noi siamo un'impresa manifatturiera, operiamo nel settore siderurgico e abbiamo deciso anche a seguito dell'introduzione legislativa, eh, che eh, peraltro prevede l'obbligo per le aziende, come ricordava il presidente Perazzelli, con più di 50 dipendenti, di redigere questo documento in cui sostanzialmente l'imprenditore racconta quali sono le e descrive le misure concretamente attuate. Per garantire un ambiente di lavoro eh, inclusivo e a favore appunto eh, dell'empowerment eh, femminile. Sicuramente eh, inizialmente eh, per l'imprenditore può essere percepito come un ulteriore incombente burocratico nei tanti eh, che si hanno già, però vi devo portare la mia esperienza che è assolutamente positiva perché è comunque un momento in cui eh, l'imprenditore è costretto a fermarsi nell'attività, magari anche frenetica, quotidiana e a fare una fotografia di quella che è eh, la propria azienda anche dal punto di vista eh, del, dell'inclusione. E vi devo dire che è un percorso che consiglio perché eh, possono emergere degli aspetti positivi che magari un imprenditore non, eh, di cui non ha contezza piuttosto che eh, delle aree di eh, miglioramento. Quindi il certificatore guarda proprio la forza lavoro uomini e donne, come sono inquadrate le varie figure professionali all'interno dell'azienda e soprattutto anche come vengono retribuite, perché ricordiamo che l'altro grande vulnus del nostro sistema economico è proprio quella della disparità. Eh, di eh, trattamento eh, economico eh, tra uomo e donna parità di mansioni e quindi strumenti come quello della certificazione della parità di genere sono d'accordo col Presidente Perazzelli che sicuramente devono essere in qualche modo eh, promossi anche dal punto di vista giuridico economico, già c'è qualcosa nella legge attuale perché eh, si prevede appunto sgravi contributivi eh, dal punto di vista della previdenza e un punteggio premiale nel caso di partecipazione a dei bandi, sicuramente sono degli incentivi dell'imprenditore per iniziare questo percorso. Sicuramente ci vuole anche la convinzione da parte dell'imprenditore di un cambio anche culturale e di rendersi conto eh, che, oltre, come eh, ricordavate prima, eh, una eh, importanza dal punto di vista economico perché ne beneficia anche l'azienda. C'è anche un aspetto ancora più importante che è quello anche eh, dell'ambiente di lavoro e di come le persone eh, sono eh, incentivate a eh, far parte della forza di lavoro, in particolare le donne. Eh, senta, approfitto della sua esperienza, lei potrebbe darci così un flash relativo all'andamento di questo discorso all'estero, soprattutto noi sappiamo che in nord Europa. Il discorso del gender gap è quasi inesistente, quindi ci sono agevolazioni, ma proprio come dicevamo prima una cultura che propende all'inclusione, anche se addirittura è anche brutto parlare di inclusione, quasi come se dovessimo fare entrare in società qualcuno che in realtà già ne fa parte. Ci vuole commentare questo discorso? Sicuramente, come lei ricordava, eh, l'Italia non è tra eh, diciamo, i paesi attualmente virtuosi dal punto di vista eh, della eh, parità di genere, perché paragonati appunto, al resto d'Europa, in particolare al Nord Europa, purtroppo siamo ancora fanalino di coda. Sicuramente una spinta importante c'è stata anche a seguito della legge Golfo Mosca che ha introdotto nel nostro paese. L'obbligo per le società quotate di prevedere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali le cosiddette quote rosa, quindi un numero eh, di eh, componenti eh, riservati al, al genere femminile, c'è ancora tanto da fare, è sicuramente uno strumento che ha. Eh, Mh, agevolato l'ingresso eh, de, delle donne appunto eh, nel mondo del lavoro, c'è ancora tanto da fare perché, per esempio, abbiamo ancora poche donne in sono magari sì nei consigli di amministrazione, ma poche sono amministrat amministratrici delegati, quindi è necessario anche proprio un cambio culturale. Oltre a provvedimenti come quello della certificazione della parità di genere o delle quote, cosiddette quote rosa, eh, per dare una spinta e un'accelerazione a un processo che altrimenti eh, purtroppo non è eh, così veloce. Decisamente. E vorrei un commento adesso qui in studio da, uh, di Michele con dati che riguardano appunto la performance economica legata ai meccanismi virtuosi in cui il gender gap viene assottigliato. Maria Anghileri sicuramente mi ha lanciato una palla interessante da questo punto di vista, eh, ci tengo a dire che ehm, come hanno, ha già anche anticipato Stefano parliamo in verità di qualcosa in più, anche in questo caso si parla di comportamenti virtuosi e un nuovo modo di fare imprenditoria che va oltre i numeri, ma i numeri ci aiutano, ci danno immediatamente contezza di quello che è il risultato che potremmo ottenere, con certificazioni effettive della parità di genere, quindi con un cammino che porti a questo. E innanzitutto, quello che vi vorrei presentare è il dato dell'Italia per quanto riguarda l'indice di parità di genere. Eh, questa classifica viene redatta annualmente e noi, purtroppo, per il 2022 eravamo al 14 posto come nazione a livello europeo. Um, dato ancor più grave se pensiamo che siamo davvero al di sotto la media europea. Uh, questo essere indietro si traduce in qualcos'altro, in una perdita di opportunità, come abbiamo detto prima, in termini di PIL e in termini di posti di lavoro effettivi. Uh, L'imprenditoria femminile vuol dire creare posti di lavoro e portare altre donne al lavoro, quindi è un tema importante. In particolare ci sono stati vari studi a livello sovranazionale, internazionale che hanno correlato l'aumento dell'occupazione femminile con l'aumento del PIL. Uno per tutti che voglio um, indicarvi è quello, te, um, quello uh, che ci ha presentato l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza uh, di Genere, che appunto ha stabilito che. Um, entro il 2050, se riusciamo a attivare effettivamente queste misure, potremo avere un aumento del PIL di quasi 5 punti percentuali, quindi un risultato importante. E un altro dato invece di impatto sociale che hanno queste misure all'interno delle aziende, ve lo voglio invece presentare con, eh, una, con il Great Place to Work, Great Place to Work è una società di consulenza um, che si occupa specializzata nelle indagini di clima. E quello che è emerso è che le aziende che hanno effettivamente, proattivamente investito nell'occupazione femminile, sono anche nei primi posti tra le aziende che hanno un, eh, miglior, um, una, migliore, una migliore serenità aziendale, eh, delle politiche di integrazione vita lavoro più proficue dei sistemi di incentivazione e di beneficio per i, per i dipendenti più efficaci e che rispecchiano più le, le esigenze effettivamente dei lavoratori. Questo è per, per dirvi e per sensibilizzarvi al fatto che si tratta di misure per le donne, il cui impatto non è solo per le donne, è per l'intera popolazione aziendale e la certificazione ci aiuta a far emergere questo, ci aiuta a dire siamo un'azienda. Che vuole la diversità e che ha deciso che eh, la diversità ha un suo valore. Assolutamente, questo è un tema che ci porta nella, nella spiegazione, veramente ci porta verso orizzonti eh, davvero lontani e ci porta a ricollegarci anche con argomenti che abbiamo già trattato in precedenza nelle nostre puntate di quanto sia importante avere un clima lavorativo che poi favorisca eh, non solo il discorso economico in seno all'azienda, ma poi si riverbera tutto ciò eh, sulla comunità, sulla famiglia, con eh, le conseguenti eh, ricadute positive per eh, la società e quindi quella sottolineatura che faceva la dottoressa prima eh, va proprio in quella direzione eh, che quando parliamo di gender gap e investiamo nella sottigliarsi di questo divario non stiamo investendo solo sulle donne, stiamo investendo eh, sulla società e questo forse andrebbe eh, sottolineato a più eh, riprese. Eh, vorrei eh, ricollegarmi con questo concetto eh, passando la parola al Presidente dei giovani imprenditori di eh, Confindustria Abruzzo per non solo parlare di questo ma anche per capire quali sono Uh, i suoi orizzonti visto che è diventato eh, l'anno scorso appunto uh, presidente di, eh, di questa compagine grazie io arrivo a questa presidenza dopo 15 anni di attività associativa devo dire mm. che il tessuto imprenditoriale è molto cambiato abbiamo visto tante sfide nel, durante questo percorso, però mh, il mio ruolo è prevalentemente di coordinamento, quindi cerco di dare il massimo supporto possibile alle, possibile alle iniziative che i miei i presidenti di territorio leale svolgono sul territorio. Uno dei principali punti eh, del mio programma è quello di intensificare, è un ruolo che Confindustria può svolgere, possiamo svolgere, l'intensificazione dei rapporti con gli ITS, perché... Eh, sia nell'ambito della riforma, ma comunque in generale ehm, sul territorio c'è una carenza di professionalità, e, sia in un'ottica di incremento dei volumi di produzione, ma anche in un'ottica di cambio generazionale. Gli ITS ci danno l'occasione di strutturare dei percorsi ad hoc, gratuiti per i, i ragazzi, in cui le imprese entrano in aula, formano i ragazzi dai 19 anni in poi seguono eh, poi il ragazzo in un tirocinio di inserimento in azienda e abbiamo dei numeri sulle percentuali di eh, contratti successivi a questo percorso che sono di una larga maggioranza di ragazzi inseriti stabilmente, parliamo dell'80%, 75%. Questo è uno strumento dove noi, come Confindustria, dobbiamo lavorare molto perché gli ITS sono delle fondazioni di diritto privato che lavorano con soldi pubblici. Ma dove possiamo andare a formulare dei percorsi formativi veramente finalizzati a, una, a individuare delle persone che coprano una certa mansione, che siano formate da personale dell'azienda? Quindi sono un'occasione fondamentale per noi, su cui dobbiamo lavorare tantissimo. Quindi stiamo cercando di portare avanti una survey per capire quali sono le, eh, le qualifiche che attualmente mancano, eh, dove c'è un'offerta formativa che può essere strutturata in modo tale da favorire questa cooperazione che deve essere assolutamente il nostro cavallo di battaglia. Decisamente. E vogliamo dare un attimo delle informazioni più mirate, più tecniche. Per quel che riguarda appunto il conseguimento concreto della certificazione, quali sono i step da, da seguire, eh, gli enti da contattare, eh. certo. abbiamo un po' di tempo, quindi facciamolo. Allora, esistono, chiaramente la certificazione per definizione viene rilasciata da un ente terzo rispetto a quella che può essere la realtà aziendale del richiedente. Esiste un albo di soggetti certificatori che è pubblicato sul portale del governo, chiaramente la certificazione è oggettiva quindi avviene sulla base di una normativa e sono le uni. 125 del 2022 sono state pubblicate appunto nel marzo del 2022. Costituiscono un documento tecnico che prevede sei aspetti fondamentali su cui devo andare a lavorare. Eh, si tratta di cultura e strategia, area di governance, area risorse umane, area opportunità di crescita e inclusione, equità remunerativa e genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Naturalmente. Ogni area richiede un'attività importante da parte dell'impresa, l'aspetto fondamentale è che impongono all'imprenditore o comunque alla direzione di fare un auto, eh, dire un auto assessment, cioè una verifica eh, sullo stato di avanzamento di questi temi in azienda, un lavoro poi per andare a cercare di mitigare i gap che vengono rilevati per ottenere poi la certificazione. È chiaro che per me è un percorso particolare perché è un tema difficile. Secondo me è, ehm, come dicevo prima, una, una fase di passaggio. Sostanzialmente io vengo da un'impresa prevalentemente femminile e sì. credo che non servano le quote rosa, non serve la certificazione, l'importante è che cerchiamo di rimuovere quei vincoli che impediscono alle donne di dare il 100% del proprio potenziale, perché poi gli obiettivi loro cioè, li conseguite da sole, eh, voglio dire, non abbiamo bisogno di certificare l'impresa. E il lavoro è prevalentemente culturale sul metodo, eh, quindi la certificazione è lo strumento di oggi, però mi volevo concentrare un attimo ecco, sul valore eh, del tema. Decisamente ehm, vorrei andare in collegamento dalla vicepresidente Anghileri per eh, appunto un commento su uh, quello che ha detto il Presidente qui in studio, lei l'aveva già in qualche modo accennato. Eh, lei che cosa ci dice delle quote rosa? E poi un'altra cosa che vorrei eh, chiederle quanto dura questa fase dal momento in cui si fa la richiesta al momento della certificazione? Sì, eh, sono d'accordo con il Presidente Perazzelli, sarebbe bello poter parlare di quote di competenza e non di quote di genere. Dobbiamo però essere realisti e purtroppo di aziende virtuose e, e mh, mi viene da dire anche lungimiranti che capiscano che eh, l'inclusione eh, anche di genere è strategica anche per la performance economica dell'azienda. Non sono ancora numerosi e quindi eh, molto spesso, eh, nelle fasi eh, di stallo, come quella un po che stiamo vivendo nel nostro paese, sono necessarie anche iniziative come quella della certificazione della parità di genere. Mi viene anche da aggiungere che un altro argomento, strettamente connesso, è quello di fare in modo che chi, le donne che riescono a accedere al mondo del lavoro poi. Eh, riescano anche a mantenere il posto di lavoro soprattutto eh, durante eh, la eh, gravidanza perché sappiamo che l'altro eh, grande problema che stiamo attraversando è quello dell'inverno demografico e eh, su questo punto è fondamentale l'intervento anche delle istituzioni a supporto di misure di welfare a sostegno eh, delle famiglie. Su questo, come ricordavate prima, il PNRR è un'occasione storica preziosa. Ci sono dei ritardi che anche come giovani imprenditori di Confindustria ci sentiamo di sottolineare, per esempio il piano da 4,7 miliardi per gli asili ecco, mh, sono eh, delle risorse fondamentali e speriamo eh, che eh, vengano effettivamente immesse nel, nel sistema economico perché sono iniziative fondamentali per garantire eh, l'inclusione eh, delle donne nel mondo del lavoro. Eh, relativamente alla durata di questo eh, processo? Io posso parlare della nostra l esperienza, è stato molto veloce perché direi che nel giro di due mesi e mezzo l'abbiamo ottenuta. Io credo che su questo punto dipende anche molto da come è organizzata eh, l'azienda eh, e ehm, anche eh, dal punto di vista dell'organigramma, di come è strutturata e dalla velocità con cui l'azienda riesce a dare le informazioni al consulente. Perché se un'azienda ha i propri dati, eh, diciamo così, in, in ordine e facilmente reperibili e trasmissibili al consulente, eh, dalla nostra esperienza è un, un processo assolutamente veloce. Quindi è auspicabile, percorribile, meno difficile di quanto si possa pensare, quindi riflettere al cambio di passo culturale e mh, alla convenienza, nell'accezione nobile del termine, forse anzi direi senza forza è un imperativo tra l'altro in un momento storico come questo che stiamo attraversando quindi io non posso fare altro che ringraziare visto che siamo in chiusura di trasmissione eh, non posso fare altro che ringraziare i nostri ospiti vado in eh, collegamento eh, dalla vicepresidente Maria Angileri. grazie, buonasera grazie a voi, buonasera in studio salutiamo Martina Michele Grazie a voi per l'ospitalità, grazie. Il presidente Stefano Perazzelli. Grazie e buonasera a tutti. E per la regia e le riprese rispettivamente i ringraziamenti vanno a Danilo Cinquino e ad Alberto Capo. Io ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.